Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi sono qui davanti al mio armadio perché voglio fare la seconda parte del tag I segreti del mio armadio, perché io l'anno scorso avevo fatto la versione, diciamo, primavera-estate e adesso voglio fare quella autunno-inverno. E voi qui starete pensando, ma come? Fai il tag autunno-inverno adesso che ormai siamo in primavera? Sì, lo faccio adesso perché sto facendo il cambio dell'armadio e quindi ho pensato, anche se siamo fuori stagione, è il momento ideale per rispondere a queste domande perché sto cambiando l'armadio, quindi ho tutti i capi in mano e quindi mi è sembrato il momento migliore. Quindi facciamo la versione autunno-inverno anche se siamo in primavera. Sono poche domande, sono 8 domande. Parto subito con la prima domanda: qual è il capo più vecchio che hai? Il capo più vecchio che ho è questa felpa, che è una semplicissima felpa bianca, ma a me piaceva perché nella schiena ha questo motivo qua, queste rose. E diciamo che è stato il motivo per il quale l'ho comprata. Però è veramente quella più vecchia che ho perché ce l'ho da tantissimo tempo. Credo che siano quasi 10 anni che ho questa felpa, quindi è veramente quello più vecchio che ho. Ma continuo a tenerla perché tiene veramente molto caldo. Quindi ci sono delle situazioni in cui, soprattutto in casa oppure quando vado nella casa di campagna dei miei suoceri, magari quando l'estate sta finendo, quindi diciamo che è abbastanza fresco perché lì la temperatura è più bassa, questa felpa è veramente fantastica, quindi io la conservo perché tiene caldissimo. Andiamo avanti con la seconda domanda: qual è il capo più recente che hai? Questo è il capo più recente che ho. Avete già visto questa maglia in uno dei miei video acquisti. È quella che ha praticamente le spalle scoperte, che è fatta in questo modo, che ha la manica fatta così con questo motivo un po' particolare, ma poi è a maniche lunghe ed è comunque una maglia di lana. Però questa è quella più recente perché l'ho comprata appunto nei mesi scorsi ed è quella, diciamo, invernale più recente che ho. Poi andiamo avanti. Qual è stato il tuo più grande affare? Sicuramente questa maglia, che è una maglia, spero che la vediate, ha dei bottoni qua, si chiude in questo modo, quindi è praticamente un cardigan che però si può chiudere con i bottoni così, quindi poi può diventare una maglia, si può lasciare con il collo così, oppure si può anche chiudere perché ha i bottoni anche sul collo e quindi può diventare una maglia a collo alto. Questa è il più grande affare che io ho fatto perché l'ho comprata approfittando della liquidazione totale di un negozio. Quindi loro stavano chiudendo, quindi dovevano vendere tutta la merce, hanno fatto dei mega sconti e questa maglia in origine costava 65 € e io l'ho pagata 10 €. Quindi sicuramente è stato il mio più grande affare. Inoltre è una maglia che tiene anche caldo, che mi piace, con la quale mi trovo bene, quindi sicuramente un grande affare. Vado avanti con le domande. Qual è il capo più costoso che possiedi? Dunque, questo è quello più costoso che io possiedo. È una giacca da motociclista, anche se io non vado in moto e non ho nessuna intenzione di andare in moto perché ho il terrore delle moto. Però questa giacca in realtà mi è stata passata, diciamo così, da mia zia. Lei invece andava in moto. Poi comunque questa giacca lei non la voleva più e l'ha regalata a me, però era una giacca nuova nel momento in cui me l'ha regalata, l'aveva indossata pochissime volte, quindi era nuova. Ed è una di quelle giacche molto molto costose, perché è proprio una giacca tipica da motociclista che ha dentro tutta l'imbottitura, è una giacca tra l'altro molto pesante proprio a livello di peso, perché non so quanti chili saranno, ma è veramente pesante. Però è molto bella perché ha anche la cintura, quindi insomma è una giacca da motociclista ma abbastanza elegante se vogliamo e arriva appena sopra il ginocchio. Questo è sicuramente il capo più costoso che ho ed è anche quello più adatto alle giornate in cui tira molto vento e se voi sapete, conoscete un pochino la città di Genova, sapete che è una città molto ventosa. Quindi d'inverno, quando è freddo e tira questo vento gelido, questa giacca è veramente la mia salvezza. Quindi, oltre ad essere il più costoso che ho,
E anche il capo che spesso mi salva la vita da queste giornate piene di vento. Vado avanti con le domande. Qual è il capo più economico? Partiamo dal presupposto che tutte le cose che vedete nel mio armadio sono abbastanza economiche, però la cosa più economica che ho è questa maglia. Questa che ha il collo fatto così e poi è una maglia molto semplice. Questa è la più economica che ho perché l'avevo pagata 4,50 euro, quindi è quella che ho pagato meno in assoluto. Non è una maglia di una qualità ovviamente esagerata, perché costando così poco la qualità non è particolarmente entusiasmante, però comunque è una maglia carina, mi piaceva soprattutto il collo e quindi l'ho comprata. Andiamo avanti con le domande. Un capo che tu ami ma tutti odiano. Ecco, io a questa domanda non posso rispondere perché in realtà nel mio armadio non c'è un capo che io amo ma che tutti odiano. Se c'è un capo che tutti odiano, non mi è mai stato detto, quindi in realtà io non lo so. Credo che non ci sia un capo che tutti odiano e quindi ovviamente a questa domanda non posso rispondere. Invece nel tag che avevo fatto primavera, estate, avevo risposto a questa domanda, anche se in realtà non è proprio un capo che tutti odiano, ma qualcosa vi avevo fatto vedere, quindi andate a vedere anche quel video. Andiamo avanti con le domande. Qual è stato il tuo più grande spreco di soldi? Sicuramente questo. Questo era un vestito in origine, adesso voi vedete una maglia, ma in realtà in origine era un vestito. Io avevo acquistato questo vestito online. E quando è arrivato mi sono resa conto che era veramente troppo corto, era eccessivamente corto, quindi non era una cosa che io potevo portare. Sembrava più una maglia lunga che un vestito. E quindi ho pensato: questo è stato il mio più grande spreco di soldi, perché adesso io cosa me ne faccio? Poi, siccome a me non piacciono gli sprechi, soprattutto non mi piace sprecare i miei soldi, ho pensato di fare una piccola modifica. Quindi ho tagliato la parte finale, ho cucito l'orlo e la parte, diciamo, che è avanzata l'ho utilizzata per fare i polsi delle maniche. Quindi alla fine è diventata una maglia con i polsi che riprendono la parte davanti. Quindi adesso io posso indossare questo capo, è anche un capo che tutto sommato è molto carino alla fine. Quindi è stato uno spreco di soldi che però sono riuscita a recuperare, quindi insomma diciamo che è un po' una via di mezzo. L'ultima domanda mostra tre dei tuoi capi preferiti. La prima cosa che vi faccio vedere è questa maglia della Disegual. Questa è una maglia che mi aveva regalato mia mamma per il mio compleanno e mi piace tantissimo questo motivo che sembra un po' una coda di pavone, poi mi piacciono questi toni sul verde brillante in contrasto con il blu. Quindi insomma è una delle mie maglie preferite, mi piace veramente tantissimo. La seconda cosa che vi faccio vedere è una giacca di pelle, questa. Questa è una delle mie giacche preferite perché intanto mi piacciono le giacche di pelle. In realtà è ecopelle, è pelle finta, però insomma per capirci giacca di pelle. E mi piace molto perché arriva in vita, quindi è una giacca corta, leggera, molto semplice se vogliamo, però è veramente una delle mie preferite, la porto veramente molto molto volentieri. L'ultima cosa che vi faccio vedere sono i guanti che mi ha regalato mia zia lo scorso Natale. Sono questi, se avete visto il video sui regali di Natale li avete già visti. Comunque questi sono guanti rossi, quindi sono già un po' particolari per il fatto di essere rossi, hanno questo polsino molto molto morbido, grigio, così un po' sfumato, quindi bianco e grigio, e sono veramente favolosi, poi tengono veramente caldo, quindi mi piacciono tantissimo. Ecco, questi erano i miei tre capi preferiti. Ho risposto, credo, a tutte le domande, credo di non aver dimenticato nulla. Vi invito ad andare a vedere il video anche dedicato all'armadio primavera-estate, che sicuramente è più a tema rispetto a questo, ma come vi dicevo, stavo facendo il cambio dell'armadio e ne ho approfittato. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.